Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi sono le ore 15:47, 8 novembre 2012. La località ve la darò alla fine. Oggi apro uno spazio culturale dedicato alla musica e l'artista che ho preso in considerazione sono i Modà, con una canzone lanciata nel 2011 che si chiama Come un pittore. Io vi volevo far riflettere su questa canzone. Ho visto 4 milioni di visualizzazioni, mi ha sconvolto, perché logicamente il testo parla abbastanza chiaro da sé, cioè parte col dire ciao, come per dire ciao ragazzi che mi siete venuti di nuovo a trovare, mi sento già preso per il culo. Poi secondo, difficile trovare le parole molto serie per spiegare la mia canzone. E anche qui dico, ma se sei un cantautore e trovi difficoltà a trovare delle parole serie per scrivere una canzone, che cantautore sei? E cosa dirà? E cosa dice lui? Allora io, siccome le parole non sono capace di trovarle, tenterò di disegnare come un pittore. E anche qui un'altra riflessione, disegnare come un pittore non è un quadro, è una canzone. Cioè è un po' forzata questo abbinamento, io vedo. E naturalmente lui cos'è che intendeva col disegnare, che ci si arriva dopo in una canzone? Nel fatto che associa il colore a un oggetto, a una cosa o a un sentimento, logicamente. E quindi fa un elenco di colori, logicamente, per arrivare dritti al cuore. La frase che la possiamo trovare in un miliardo di canzoni, voglio dire, dritta al cuore con la forza del colore, proprio anche la rima, dritta al cuore con la forza del colore, ore, anche queste sono rime baciate, ma che veramente c'è da stupirsi a riuscire ad arrivare a trovarle, logicamente, ecco. Se poi voi avete dei dubbi, ve le scrivo io qualche frasi belle, anche per i Modà, se loro hanno tempo, io mi ci dedico, basta che mi paghino e io le scrivo io qualcosa, dato che per loro è difficile trovare parole serie per scrivere una canzone d'amore. E allora dice guarda senza parlare, un po' difficile ovviamente, perché loro cantano, non è che è un quadro, quindi tocca ascoltare, non è che si possono guardare. E dice azzurro come te, che io voglio dire, una persona azzurra non l'ho mai vista, mi sa che sta, la possiamo trovare solo in un ospedale a lunga degenza. E poi dopo, subito dopo dice come il mare e come il cielo, poi giallo come il sole e rosso come le cose che provo per te. Qui faceva il rosso, magari quello che penso, collegava al sentimento dell'amore, che tutti lo chiamiamo rosso, ecco, rosso per il fuoco, per la passione, allora l'amore viene associato a questo rosso. Una ricercatezza questa, molto profonda anche questa, poi vorrei vedere anche voi cosa ne pensate. Poi ripeto un'altra volta, ciao, semplicemente ciao, per rifarci vedere che ci sono, logicamente, ciao, quindi la gente magari visualizza e dice, cacchio, mi sta salutando, mi conosce. Disegno l'erba, anche qui non vorrei pensare, non voglio pensare strano, disegno l'erba, però mi vengono dei dubbi, insomma, su questo disegnare l'erba, che dice verde come la speranza, insomma, e come la frutta ancora acerba. E infine, poi dopo dice, adesso noto un po' di blu come la notte, bianco la luce delle stelle e le sfumature gialle. L'aria la puoi solo respirare, che poteva dire che è incolore, tanto per rimanere in tempo, vabbè, si può solo respirare l'aria. Poi riparte con il suo ritornello, azzurro come te, come il cielo e come il mare, giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai provare. Io direi, ma queste persone che hanno visualizzato e ascoltato questa canzone, sì, la canzonetta c'è una bella, è orecchiabile, la melodia si ascolta per passare il tempo, però vogliamo dare anche un po' di senso al nostro cervello umano di non essere presi in giro da questi testi farlocchi. E alla fine dice, per le tempeste non ho colore. Guarda Modà, se lo vuoi un suggerimento, il colore alla tempesta glielo puoi dare, grigio, perché logicamente quando c'è la tempesta il cielo non è più azzurro, logicamente si ingrigisce di solito, potevi mettere grigio, ma se non avevi fantasia, hai detto che ce l'avevi coi colori, non con le parole, allora voglio dire, almeno lì arrivaci che le tempeste possono essere grigie, ok? Comunque un grigiastro, un grigio antracite, metti quello che ti pare. E non ho il colore, naturalmente, per le tempeste, e con quello che resta disegno un fiore, anche se lui non ha disegnato niente, ha solo cantato, quindi non so perché adesso si immedesima che sta disegnando un fiore, che in realtà non lo fa,
andate a guardare anche il video, non è che si mette lui a disegnare un fiore, e ora che è estate, è ora che è amore. E quindi riparte con azzurro come te, come il cielo, come il mare, giallo come la luce del sole, rosso come le cose che mi fai provare. E finisce la canzone di 3 minuti e 50 secondi con uno share altissimo. E io mi dico, ma sono cambiati i tempi di chi ascolta la musica? Le nuove generazioni sono portate a non leggere per niente il dizionario italiano quando studiano italiano a scuola? Abbiamo bisogno di sempliciotti che ci scrivono quattro cavolate? Allora ragazzi, se avete bisogno un attimino di dare un po' più di sostanza ai contenuti, logicamente, se vuoi fare il cantautore almeno lo devi fare. Se no, di che fai lo scriva, di che fai un altro mestiere, l'operatore ecologico, con tutto il rispetto per l'operatore ecologico, l'operaio che lavora la terra, logicamente. Che logicamente loro non prendono come assunto capacità di essere dei cantautori, degli artisti con lo scrivere dei testi, e logicamente hanno solo la grande capacità intellettuale di capire la terra quando soffre, sapere quando zapparla, saperla quando innaffiarla e quant'altro, logicamente. Questo ovviamente mi scuote molto l'animo vedere che questi qui sono anche tra i gruppi più apprezzati nel mondo italiano, insomma. Ma anche se ci sono dei parallelismi anche negli altri paesi di cantautori farlocchi come questi, voglio dire. Però ho notato in questo testo veramente molte falle e ve l'ho voluto portare a voi come riflessione. E cercate di non cliccarla, non andarci a vedere, vi basta magari osservare su Google il testo della canzone per capire di quello che stiamo parlando. E se mi volete dar ragione che magari ci sono delle lacune e le vogliamo segnalare, cerchiamo di dar voce su questo canale. Io sono sempre qui a Senigallia e vi aspetto numerosi per darmi notizie in merito a quanto anche a voi in moda fanno percepire un dolore allo stomaco e magari voglia anche di andare al bagno. A me me l'ha messa 3-4 volte ieri andare al bagno, forse sarà stata anche perché ho bevuto troppi liquidi, ho avuto la diarrea, insomma, però non so voi. Arrivederci.